Ok, allora, terz'ultima lezione, se non sbaglio, e oggi finiamo quello che eravamo rimasti l'altra volta, finiamo la parte di stringhe con l'ultima cosa che ci mancava, che era il Dictionary of Basic Factors, adesso lo riprendiamo comunque, e poi la seconda parte della lezione invece sarà dedicata al hashing. Ok. Allora, iniziamo con il Dictionary of Factors. Reintroduciamo il problema. Qual era il problema? L'ultimo problema in cui ci eravamo rimasti. Abbiamo una stringa e riprendiamo il nostro buon caro vecchio. Il bananasso. E il problema che abbiamo è vogliamo, facendo un po' di preprocessing, ma quello che vogliamo fare è che date qualunque due sottostringhe di una parola, vogliamo poter farne l'ordinamento lessicografico in tempo costante. Ok? Quindi se vi do, se vi dico guarda, prendi la sottostringa dalla posizione 3 alla posizione lunga 4 e quella della posizione 5 lunga 4, okay, quindi Anan e Anas, dimmi, quindi date questi quattro indici, dimmi qual è l'ordinamento lessicografico di queste due sottostringhe. In questo caso Anan viene prima di Anas, ok? L'ordinamento lessicografico intendo se fosse un dizionario quale verrebbe prima, oppure se sono qua, insomma. Ok, come si risolve questo problema? Come vi ho detto, ovviamente non è che ce lo possiamo prendere gratis, non è che esiste un qualche trick per cui riusciamo a fare questa cosa senza fare nessun tipo di preprocessing della stringa. Dobbiamo fare del preprocessing. In particolare costruiremo quello che si chiama il Dictionary of Basic Factors, il DBF, Dictionary of Basic Factors. Come funziona? Allora, partiamo dalla nostra stringa e come avevamo fatto già per lo z-algorithm vogliamo attenderci, vogliamo mettere alla fine un carattere che sia migliore di tutti quelli che appaiono nella stringa e che non compaia nella stringa. Usiamo il dollaro, così tanto per, cioè è solo che per qualche ragione nella letteratura sulle stringhe si usa il dollaro per fare questa cosa, quindi usiamo il dollaro anche noi. Però tra l'altro funziona anche abbastanza bene perché di solito nei problemi di CP le stringhe sono alfanumeriche, il dollaro quindi non appare e it just so happens che il dollaro è minore di tutte le lettere di tutte quante le cifre, i hash, e quindi se fate il confronto è effettivamente minore. Ok, bananasso. Come funziona il Dictionary of Basic Factors? Facciamo che lo facciamo e poi vediamo come si usa. Ok? Allora, il Dictionary of Basic Factors inizia dicendo rimappa i caratteri che hai in un range contiguo. Quindi, se noi, cioè, quando voi prendete i caratteri in input, se voi usate la codifica ASCII, avrete che ad esempio la A maiuscola è il... cos'è il 65-97? 97, credo. No, 97 è quello minuscolo. È minuscolo, ok. 65 minuscolo. Cioè. Sarà, che ne so, la A sarà 65, la B sarà 66, le altre sarà qualcosa. E, ok. E quindi i valori che hanno queste lettere effettivamente inferiscono un ordinamento totale delle lettere. Ma quello che ci chiede il DBF è come primo step di rimappare questi valori in un range contiguo, quindi da 0 a qualcosa. Quindi adesso lo facciamo a mano, però poi vediamo che cioè non è difficile farlo e tipo qual è il modo stupido per farlo. Si potrebbero tipo ordinare le lettere e poi te le scorre ordinate e assegna ognuna il primo indice, poi il secondo indice e così via. Cioè, nel senso, ho spiegato per fare questa roba a codice. Però adesso facciamo a mano, quindi no, stavo per mettere lo 0 là, ho sbagliato. Lo 0 è dollaro, perché è dentro più piccolo di tutte. Le A saranno l'1,
sarà il 2, la N sarà il 3, la O sarà il 4 e la S saranno il 5. Giusto? Ok. Mi sono appena reso conto che ho fatto, lo stare che mi serve dovrebbe essere più spazio, quindi adesso devo cancellare e fare con più spazio. Domanda, è chiaro come fare la ricampatura a codice? Sì, assegnare a ogni lettera. Sì, ma programmaticamente come fai? Tanto cancello. Fai in t uguale 0, cerchi il più piccolo. Ma come lo fai? Devi scorrere tutta la lista. Però se la scorri tutta ogni volta ci metti nel quadro solo per fare la rimappatura? Io intanto la porterei tutta in minuscolo. Non cambia niente? No, quindi un vettore a cui aggiungo i caratteri quando ne trovo uno nuovo e lo tengo ordinato. Scusa? Ho un vettore e scorro la stringa, quando incontro un carattere nuovo aggiungo il carattere al vettore e poi ordino il vettore. Sì, è quello, cioè io prima ho detto potete ordinare tutta la stringa, eliminare tutti i dati e poi fare la mappatura, però è la stessa cosa quella là. Cioè, ovviamente sì, se ci sono tante ripetizioni quello ci risparmia qualcosina, però è la stessa complessità computazionale, però sì. Ok, ma nel momento in cui ordini la stringa e elimini i duplicati dopo, come fai a ripassarla tutta? Cioè, metti che hai un insieme. Cioè, tu hai associato gli indici ai... al carattere. Tu hai associato ogni carattere a un certo indice, dopo aver fatto quella roba là. Sì, poi ti esempio in una mappa. Poi ti riscorri, hai fatto una mappa fondamentalmente, poi ti riscorri la stringa originale e sostituisci. Wow. Banana-so dollar. Quindi rimettiamo gli indici e van left. 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5. Perfetto. Il DBF vedremo che in realtà sarà una tabella. Sarà una tabella che costruiamo a partire da questo, ok? E quindi alla fine ci verrà fuori una tabella che sarà n per n. E poi vediamo come sfruttarla per rispondere alla query originale, ma diventerà autoevidente adesso che vediamo qual è l'operazione per andare alla prossima riga della DBF. Ok? Ok. Intanto ricordiamoci l'indice della riga. Questa ovviamente è la riga di indice 0, è la prima riga. Ok? E qua abbiamo anche i. Ok. Cosa facciamo? Noi diciamo che una certa posizione nella riga iesima associa alla sottostringa che parte dalla posizione della cella del vettore ed è lunga 2 alla i l'indice di ordinamento di quella sottostringa rispetto a tutte le sottostringhe della stessa dimensione. Adesso ovviamente lo ripeto un pochino più con calma, ok? Però adesso lo vediamo con la riga i uguale a 0, che questa definizione torna, che è banale rispetto a quello che abbiamo fatto, e poi vediamo come si costruiscono le varie righe, ok? Allora, ho detto che in questa tabella che stiamo costruendo, ok, un certo valore, prendiamo questo, fissiamo questo, ok, rappresenta la... Allora, intanto ogni valore è associato a una certa stringa, ok? La sottostringa a cui è associato un certo valore è la sottostringa che parte dal carattere corrispettivo, ok, quindi quello sopra, quindi anche se fossimo qua sarebbe comunque quello sopra, ok, parte da qui e va avanti per 2 alla i, quindi 2 alla 0 fa 1, quindi la sottostringa associata a questo 1 è a, va bene? A notare che ad una certa potrebbe capitare tipo se i è più alto di 0, mettiamo che i uguale 3, per dire, quindi sarebbe quello un 8, che magari va fuori. Quando succede questo, prendiamo la stringa che wrappa intorno. Ah, ok. Ok? Quindi quella lunga 4 che parte da qua sarebbe SO$B. Va bene? Ok.
Quindi abbiamo visto che a ogni valore è associata una sottostringa. Cosa rappresenta quel valore? Quel valore rappresenta la posizione nell'ordinamento totale di quella sottostringa rispetto a tutte le altre sottostringhe di quella dimensione. Quindi se noi prendiamo tutte le sottostringhe lunghe 2 alla i, ok, quindi lunghe 1, questo indice rappresenta la posizione ordinata di quella sottostringa rispetto a tutte le altre. Ovviamente se l'indice è lo stesso vuol dire che sono uguali sulle sottostringhe. Cioè, questa è palesemente aura. Ok? Ma questo, questa matrice poi avrà le righe lunghe quanto la, quanto la stringa originale, quindi. Sì. Okay. Sì. Cioè fondamentalmente questa matrice ci darà l'ordinamento di tutte quante le sottostringhe di lunghezza e potenza di 2. Ok? Io ho detto che sarà una matrice lunga n per log n. Ovviamente log n perché poi una volta che è una stringa che, sì, che fa giro, tutto, giro, esatto, te stesso non ha più senso. Non ha più senso, esattamente. Ok? E da qui già potete intuire poi come potremo sfruttare questa matrice per risolvere il problema del confronto tra due sottostringhe di tipo costante. Se c'è lo stesso numero, sì, sono... ovviamente, cioè, è banale se le sottostringhe che stiamo confrontando sono lunghe potenze di 2, perché abbiamo proprio già gli indici, avremo già gli indici. Sì. Dobbiamo fare un piccolo trucchetto, ma neanche troppo, se invece non è lunga potenza di 2, però non è difficile. Ma se fosse tipo la stringa BNA e la stringa BAN, sì, la ritiene uguali o mette prima BAN? Scusate, BAN e BNA, giusto? Sì. Beh, bene, prima BAN. Cioè, se metti in un dizionario, BAN è prima, sì, BAN. Esatto, sì, sì, BNA. Ma in questo modo, cioè, non vado a vedere tutta la lunghezza. Ma aspetta, adesso bisogna vedere tu. No, adesso, cioè, io ho detto, se le stringhe sono lunghe potenze di 2, è banale. Okay. Perché abbiamo già i valori. Poi vediamo invece come fare se non sono lunghe potenze di 2 che stiamo confrontando. Va bene. Quindi... e qua possiamo verificare banalmente che questa cosa è vera, la proprietà vale per questa riga, per come l'abbiamo costruita. Bene, come facciamo a costruire la riga I uguale a 1? Quello che facciamo è che creiamo delle coppie di valori della riga precedente. In particolare ogni coppia sarà data da il valore sopra e il valore in avanti, nella riga precedente, il valore in avanti, distante 2 alla i meno 1. Quindi in questo caso i uguale a 1, i meno 1 fa 0, quindi prendiamo il valore distante 1, quindi prendiamo questo 1. Ok? Quindi questo cosa sarà? Sarà 1, 3, questo sarà 3, 1, questo sarà 1, 3, questo sarà 3, 1, questo sarà 1, 3, questo sarà ancora 3, 1, questo sarà ancora 1, 3, no, 1, 5, infatti sbagliato, 1, 5, perdono, sto prendendo troppo bene con 1, 3, 5, 5, questo sarà 5, 5, 5, 4, questo sarà 5, 4, 4, 0, 4, 0, 0, 2, 2, esatto, facciamo il wrap around. Bene, notare che adesso se noi prendiamo queste coppie e diciamo, beh, questo lo prendiamo come ordinamento lessicografico, cioè queste coppie, qual è l'ordinamento totale dato da queste coppie? Prima confronto primo numero, se sono diversi c'è cioè l'ordinamento, altrimenti confronto il secondo. Notare che se noi prendessimo queste coppie, ok, vale la proprietà che abbiamo detto prima. Perché 2, 1, beh cavolo, è proprio ba, 1, 3 è proprio an, e quindi vale ancora questa cosa. Qual è il problema adesso? Che se noi riapplichiamo lo stesso approccio per fare uguale a 2, non abbiamo più delle coppie, abbiamo delle quadruple. Chi dopo è come confrontare? Poi abbiamo delle ottuple, poi abbiamo delle sedicuple, come si chiamano. E quindi il problema è che, certo, abbiamo costruito questa roba, però... è come confrontare la stringa originale, cosa ce ne facciamo? Allora qual è il trick fondamentale? Che adesso su queste coppie
rifacciamo lo stesso lavoro che abbiamo fatto sulla stringa originale, ovvero le rimappiamo in dei numeri interi. Ok? Quindi cosa succederà? Quindi come facciamo? Facciamo lo stesso modo che abbiamo fatto prima, le ordiniamo e le rimappiamo. Adesso lo faccio a mano perché... Ok? Quindi la prima è banale perché inizia con 0, quindi questa è 0. Non so se cancellarlo o no, perché sennò mi confondo di più a cancellarlo, però poi non so se ho abbastanza spazio per... Perché allora, quante iterazioni devo fare? Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il logaritmo in base 2 di 12 per eccesso è 4. Quindi devo arrivare fino a i uguale a 4 e non ci sto neanche per sbaglio. Però perché ho detto Devo, quindi adesso devo cancellare. Quindi... Ah no, beh, però se cancello la minima e la rimappo, in realtà basta che mi ricordo qual era l'ultima per vedere se devo mettere lo stesso indice oppure no. Quindi, questo è 0, me lo posso cancellare. Cioè, se adesso trovo tutte le istanze di quello minimo, non mi serve tenerle. Sì, sì. Ma vedo, farò uno 0 dritto. Oh, ok, bello. Poi la prossima è 1-3, che quindi diventerà 1. Non è 1-2-1. No, 2-1 è il più grosso. Perché quando fai l'ordine sicurativo delle coppie, prima confronto il primo elemento, se sono uguali poi confronto il secondo. In questo caso 1-3 è la minima, perché ce ne cioè, sono due con uno davanti, ma altri sono 5. Quindi. Ma facendo così non faccio un confronto di nuovo su tutta la stringa? Certo, sì sì, stiamo facendo questa operazione in n-o-n, perché abbiamo fatto l'ordinamento, ok? Sempre con il metodo che Lorenzo è giusto, quello di mettere in un array tutte queste cose e ordinarle. Sì sì, solo che invece di essere un array di stringa, adesso sarà un array di stringa. Ok. Quindi gli 1-3 li cancello e ci metto 1, poi c'era il 1-5 che diventa 2, poi c'è il 2-1 che diventa 3, 3-1 che diventa 4. E Dario, perché c'è un modo di dichiarare ad esempio una map senza dargli un tipo ben definito e dopo durante... Sì, ma no. Ok, cioè sì, ma è più un bagolo. È più, sì, è più che... Allora, la prossima ovviamente è 5, giusto? No, 3, 1. No, quello è no, 4. Se no, 3, 1. Non quello di prima. Nana è 4. Sì, sì. Questo è un 4? Sì, è pure un 4. Ok, lo sono perso allora. Ok? 4, 0. O dollaro. Ok, 5 a sto punto. Sì, sì. Questo che è 6 e questo che è 7. Ok, e quindi la proprietà che avevamo deve ancora valere per forza perché abbiamo solo fatto una rimappatura. Quindi adesso se voi volete confrontare qualunque due sottostringhe di lunghezza 2, tipo vogliamo confrontare, che ne so, an e as, ok? Cosa facciamo? Andiamo a vedere lunga 2, quindi andiamo a vedere nella riga 1. An è 1, as è 2, vuol dire che an è minore di as. Se invece avessimo un confronto tipo na e na, na è 4, na è 4, e quindi vuol dire che sono uguali. Ma allora adesso cosa possiamo fare? Di nuovo sempre le delle... Rifacciamo la stessa cosa, perché adesso abbiamo elevato il problema che cresceva esponenzialmente. Sì. Perché adesso siamo tornati ad avere una mappatura diretta. Quindi facciamo le coppie, mappiamo le coppie, e poi facciamo le coppie. E adesso la prima coppia è 3-4. Sarà 3-4. Eh sì. Perché vi ricordo che prendiamo quella distanza 2 alla i, meno 1. 2 alla i meno 1. Sì. Perché? Perché questo è associato a BA, questo è associato a A, e quindi è bana. Sì. Quindi facciamolo, 3-4, 1... 1, 4, 4, 1, 1, 4, 4, 1, 2, 4, 7, 2, 6, 7, 5, 6, 0, 5, 3, 0,
1, 1. Ecco, abbiamo fatto la riga 2. Come abbiamo detto prima, mantiene ancora la proprietà sulle copie della sigla grafica, banalmente abbiamo preso le stringhe contigue. E mo facciamo la rimappatura, poi rifacciamo. Ok. Volete farlo? Vi è chiaro? Ok. Quindi qua abbiamo detto che avremmo fatto fino alla I uguale a 4, tra l'altro cosa succede? Che tipo se parto da qua, mi fa tutta la stringa e poi mi riprende 4 caratteri. Quindi non ha più senso. Quindi esatto, arriviamo fino a dove, poi vediamo perché ci serve arrivare che copra almeno tutta la stringa. Ok? Però vogliamo arrivare fino a che ci copre almeno tutta la stringa. Quindi arriveremo fino a I uguale a 4. Lo faccio rapidamente. Perché mi serve poi questa riga per farvi vedere. Ma l'ultima riga la possiamo tenere come coppia ancora? No, beh, però la rimappiamo. Okay. Cioè comunque la rimappiamo. Quindi abbiamo, dopo le coppie sempre rimappatura. Sì, 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 sì. Cosa, come sarà l'ultima riga? Qua ci sarà uno 0. È un po' difficile così. No, si fa. Ci sarà poi questo che sarà 1. Sì. Ci sarà poi questo che sarà 2. Ci sarà questo che sarà 3. Ci sarà asso che sarà 4. Ci sarà la B che sarà 5. Poi viene prima la N, sì, la quindi ci sarà questa 6 7 8. Viene prima la O, la S. La O. Quindi 9. La seconda S 10 11. Sì, non era difficilissimo. Ok, quindi arriveremo alla fine, che è questo. Notare, questa è la cosa importante, notare che se adesso facessimo per qualche motivo la riga 5, verrebbe identica. Perché? Perché abbiamo messo questo dollaro che è più piccolo di tutti. E questo dollaro praticamente quello che fa in pratica è bloccare il fatto che andiamo a considerare caratteri di wrap around. Perché questo è un po' uno stopper. Per questo sarà sempre 0. Ok? Quindi dopo questa qua diventa, tutte le righe sono uguali all'infinito. E quindi questo è il motivo per cui ci interessa solo restare qua. Tanto che questa riga è speciale, poi ci arriviamo dopo. Questa riga si chiama il suffix array e ha delle altre proprietà. Poi è unica. Cioè tutti i valori sono unici. Sì, tutti i valori sono unici, tra l'altro. Sì, sì. Questo è il suffix array. Dipende dalla stringa però. No, no, perché c'è sempre il dollaro là che alla fine riesce a. Eh sì. Riesce a mischiare tutto. Sì, sì, sì. Questi sono tutti quanti i valori unici. Ok, torniamo al task iniziale. Abbiamo questa tabella. Poi, intanto, in che tempo l'abbiamo calcolata questa tabella? N log n. N log quadro n. N log quadro n. Perché cosa abbiamo fatto? Ogni volta dobbiamo fare un ordinamento per fare la rimappatura, giusto? Sì. Quindi ordinamento 5 stelle log n. Quante volte l'abbiamo fatto? Log n. Quindi costruire il DBF ci è costato n log quadro n. Sì. Ok. Come facciamo adesso a fare il confronto che dicevamo? Allora, se come ho detto sono potenze di 2 casi, se è una potenza di 2 è banale. Perché se è una potenza di 2 cosa facciamo? Facciamo il logaritmo del base 2 della lunghezza della stringa. Cioè, ok? E poi andiamo in quella riga, andiamo alle posizioni iniziali e confrontiamo gli indici. Easy. Cosa succede se invece non è una potenza di 2? Mettiamo ad esempio che dobbiamo confrontare due stringhe lunghe 3. Quindi abbiamo, che ne so, ban, no, facciamo, no, facciamo, facciamo nan e nas. Ok? Facciamo nan e nas. Quindi nan dovrà venire prima. Cosa facciamo? Noi ogni numero che non è una potenza di 2 lo possiamo scomporre in due pezzi che sono potenze di 2, ma perché il fatto che se uno scompone, allora se uno proprio scompone perfettamente in realtà non ne bastano due, ne potrebbe servire il più log n, perché se noi abbiamo ad esempio che ne so 7 dovremmo scomporre una da 4, una da 2, una da 1. Ma in realtà c'è una proprietà che ci permette di scomporlo sempre in due. Perché noi
non ce ne frega niente se un suffisso della prima sottostringa è uguale a un prefisso della seconda sottostringa in cui lo componiamo, perché tanto questo preserva l'ordinamento delle due sottostringhe. Cosa sto dicendo? Se noi prendiamo nan e prendiamo nas e invece di scomporlo in, che ne so, na più n, che appunto c'è il problema che potranno doverlo scomporre in log n pezzi, quello che facciamo è che diciamo, bene, facciamo il logaritmo in base 2, cioè prendiamo la potenza di 2 più grossa che è minore del numero della lunghezza della stringa, quindi 2 in questo caso. Cosa facciamo? Noi prendiamo, scomponiamo questa sottostringa in due sottostringhe, una dove prendiamo i primi due caratteri e l'altra dove prendiamo gli ultimi due caratteri, ok? E quindi ovviamente questo che succederà, che avremo un po' di overlap in mezzo, e quindi anche qua facciamo la stessa cosa, facciamo na e as, ok? E quindi questo ci, in qualche modo, ci dà istantaneamente la coppia che definisce questa stringa con la ripetizione. Quale sarà la coppia di nan? Sarà 4-1 e di nas sarà 4-2. Tuttavia io dico che l'ordinamento lessicografico di questa coppia è l'ordinamento lessicografico delle stringhe originali. Perché? La cosa che facciamo è che prima cosa confrontiamo il primo numero della coppia. Se il primo numero differisce, allora è palese che abbiamo l'ordinamento. Perché vuol dire che nel prefisso della stringa che stiamo controllando c'era una differenza. E quindi se c'è, abbiamo finito, abbiamo l'ordinamento. Cosa succede se non c'è tuttavia? Se non c'è, sappiamo che fino alla fine del primo pezzo sono uguali, ma allora vuol dire che è uguale anche il pezzo condiviso con la seconda parte. E quindi vuol dire che se noi confrontiamo il secondo numero, sappiamo che non può essere che il pezzo che stiamo prendendo due volte influisca il risultato, perché sappiamo che è uguale. Chiaro? E se dobbiamo sempre spostare in avanti di 2 alla i, il fatto che vuoi prendere, cioè il fatto che tipo metti che hai 7, ok, due stringhe da 4. Vuoi confrontare due stringhe da 7? Sì, mi servono da 4. Cosa fai? Farai che ti posizioni lì e poi la scomponi prendendo i primi 4 caratteri e mettendo la prima sulla scomposto e poi gli ultimi 4 caratteri. Ah, ok. Prendi sempre tipo se, che ne so, se hai una sottostringa lunga, che ne so, 50, ok, la potenza di 2 più grossa che è minore di 50 è 32, quindi farai che la scomponi in i primi 32 caratteri di quei 50 e gli ultimi 32, e c'è la coppia. E per il ragionamento che abbiamo fatto adesso, se confronti poi le due coppie, ti dà l'ordinamento lessicografico. Ok? E quindi possiamo confrontare qualunque coppia di sottostringhe in tempo costante. Quando costruisco le coppie, sì, cioè comunque dopo da qualche parte le devo tenere, perché quando devo fare questo confronto mi servono, oppure no, la coppia l'abbiamo costruita con il numero della riga. Ah, ok, giusto, sì. Le coppie poi spariscono da qua, diventa una tabella di numeri. Sì. Ma serve per forza arrivare sempre fino alla riga log 2 di n? E beh, il fatto che se non ci arrivi, se devi confrontare sottostringhe molto lunghe, no, poi magari non scomporre in più di due pezzi. Ma se arrivo alla lunghezza quella... Metti che la stringa è lunga esattamente 16, sì, tu arrivi, se non arrivi a uguale a 4, vabbè che è stupido, però se ti dico di confrontare tutta la stringa con se stessa non puoi. Sì, esatto. Però anche se è un po' stupido. Però insomma, diciamo che arrivi all'ultima riga perché è dove finiscono le informazioni utili, però tanto, cioè, anche se non ci arrivi comunque risparmi una riga, cioè non è che risparmi ma intendo tipo una stringa lunga 1000, bisogna fare confronti di due, beh tanto comunque considera che una stringa lunga 1000 comunque vuol dire che fai 10 righe, sì, 11. Abbiamo confrontato il 4 col 4. Abbiamo confrontato il 4 col 4. E poi vedendo che sono uguali, abbiamo dato 1 e 2. 2. Sì, esattamente. Che è possibile siano uguali a sua volta. Eh?
che è impossibile che ci sia. No, beh, potrebbero essere ancora uguali. Se sono ancora uguali, vuol dire che il nostro string era uguale. Ok, sì, sì. Se tipo confronti num con num, fai 4-1 e 4-1 e sono uguali. Ok, ok. Ok, e comunque questo avete un modo. Perché noi in realtà questa roba, se ci pensate un attimino, si poteva fare anche con gli hash, se ricordate i buoni cari da chi hash di radincato. Il fatto è che questa roba è deterministica. Non c'è nessun randomness, questo è tutto deterministico. Ok, arriviamo ai due punti interessanti oltre questo. Allora, parliamo dell'ultima riga. L'ultima riga si chiama il suffix array. E in realtà questo algoritmo, alcuni lo vedono, cioè io vi ho spiegato un po' le proprietà bonus che a me piacciono, però in realtà alcuni questo algoritmo lo usano per catturare i suffix array. Perché i suffix array ci si possono fare cose. Perché si chiama suffix array? Perché c'è una proprietà molto importante. Vi dà l'ordinamento di tutti i suffissi della stringa. Di quella stessa? No, di quella, proprio quella stringa. Ah, ok. Cioè, il fatto che mi ha dato 0 perché è sì, speciale, sì. Però se voi prendete il set di tutti quanti i suffissi di questa, della stringa originale, l'ultima riga vi dà l'ordinamento. E quindi avete calcolato l'ordinamento di tutto quanto in tempo n lo quadro n, anche se avete confrontato sull'ordine degli n quadro stringhe, cioè n quadro caratteri. E ci sono dei problemi che si possono risolvere facendo. In realtà c'è questo teorema che dimostra tipo l'equivalenza dei problemi che si possono risolvere con le scene di Radincart, con lo z-array e con il suffix array. Quindi in realtà qualunque problema si può risolvere con uno di questi, si può risolvere anche con gli altri, perché ci sono dei modi per trasformare uno nell'altro. Però a volte magari è più comodo ragionare in termini di suffix array, a volte è più comodo ragionare in termini di z-array, a volte è più comodo ragionare con gli hash di Radincart. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che noi avevamo detto che sta roba la possiamo calcolare, quindi possiamo anche rotta la tabella in tempo n log 4n, giusto? Bene, io vi dico che si può fare di meglio. Possiamo fare di meglio. Adesso vediamo come. Possiamo calcolare questa roba levando l'esponente al log. Possiamo fare tutta la tabella in tempo n log n. E il passaggio chiave che ci permette di fare questa cosa è che faremo l'ordinamento delle coppie non in tempo n log n, ma in tempo lineare. Beh, quando ce la calcoliamo lo aggiungiamo tipo in una sorta di map. Una sorta di map comunque all'inserimento nel log n, cioè se tu usi tipo la map di CPU all'inserimento nel log n, quindi cioè, no, diventa nel log n. E no, c'è un algoritmo, perché quando abbiamo fatto gli algoritmi di ordinamento e avevo detto che tutti quanti gli algoritmi che funzionano per comparazione, ok, quelli che come unità base hanno il potere confrontare A e B, esiste il risultato teorico che ci dice che il lower bound è n log n. Però ci sono delle situazioni in cui abbiamo delle informazioni in più sul problema e possiamo quindi ordinare le robe in tempi minori di n log n. E questa è una di quelle situazioni. Cioè in questo caso se noi sappiamo la dimensione dell'alfabeto? No, non ci serve. No? No, no, no. È un altro fattore qua che entra in gioco. Comunque adesso vi faccio vedere il radix sort. Che... Per quello non serve la dimensione dell'alfabeto. SNI, cioè dipende che intendi con l'alfabeto, perché se con l'alfabeto intendi questo alfabeto non c'entra niente, se invece con l'alfabeto intendi il possibile range dei valori, sì, quello. Ok, allora sì, certo. Sì, intendevo, cioè qua la cosa che stiamo sfruttando due cose in realtà, che sono coppie e che sappiamo che tutti i valori nelle coppie vanno da 0 a n-1. Mm-hmm. Ok, quindi sì, queste sono le due cose che stiamo sfruttando assolutamente. E quindi possiamo ordinare in tempo lineare. Come facciamo? Proviamo a ordinare questo, cioè questi qua in tempo lineare, perché poi una volta ordinati possiamo sempre in tempo lineare in modo banale fare la mappatura. Quella era la parte banale. La cosa che ci fregava era il fatto che li ordinavamo con un xor, con un intro sort, whatever, su metà nello game. E cioè adesso vediamo come fare con il radix sort. Allora, il radix sort
In realtà adesso lo spiego, come si dire, per questo particolare cosa, poi si può adattare in altre cose, perché lo facciamo per questo particolare algoritmo. Ce l'ha già un po' spiegato sì, l'algoritmo. Bene. Allora, come funziona? Quello che vogliamo fare è fare due passate, intanto. Due passate perché sono coppie. Cosa vorremmo fare? Ci concentreremo prima sul secondo elemento, quindi partiamo dall'elemento più a destra, e poi, ovviamente dobbiamo fare solo un secondo step, perché c'è solamente un altro a sinistra, e poi mano a mano andando verso sinistra. E cosa fa uno step del radix sort? Il radix sort alla fine, quindi ogni step darà un certo ordinamento di queste coppie, e poi l'ordinamento finale che darà sarà l'ordinamento vero delle coppie. Cosa fa lo step del radix sort? Noi abbiamo detto che sappiamo che i valori che ci sono all'interno della coppia, per forza di cose, devono andare da 0 a n-1. Allora facciamo la seguente cosa. Ci creiamo n code, nq. Ok? Ci creiamo nq, scorreremo gli elementi da sinistra verso destra, quindi ora ci stiamo focussando sul secondo elemento, scorreremo tutti quanti le coppie e metteremo ogni coppia, faremo di ogni coppia la push nella coda dell'indice di secondo elemento. Ok? Quindi io adesso le code le faccio qua sotto e diciamo che metto più in alto la roba prima e poi man mano vado verso il basso. Quello succederà 3-4, quindi se qua c'è la coda, diciamo qua c'è la coda, faccio piccolini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, anche se ovviamente qua non ci saranno perché non ce ne sono così altri. Ok, quindi quando sto considerando 3-4, cosa faccio? Io prendo 3-4 e faccio push di 3-4 nella coda 4. Ok, 1-1 faccio push nella coda 1, che è il secondo elemento. 4-4 faccio push nella coda 4. 1-1 faccio push nella coda 1. 1. 4-4 faccio ancora push qua. 1-2 faccio push qua. 4-7 faccio push qua. 2-6 faccio push qua. 7-5 push nella coda 5. 6-0 faccio push nella coda 0. 5-3 faccio push nella coda 3. E 0-1 faccio push nella coda 1. Ok, quindi io ho fatto una passata lineare. Queste qua sono tutte operazioni che mi sono costate tempo costante. Ok, a questo punto cosa faccio? Io voglio restare gli elementi e quello che faccio è che mi scorro ogni coda, faccio pop di tutti gli elementi che ci sono dentro e li rimetto nel metodo originale. Quindi cosa succederà? Faccio pop di questo qua, non ce ne sono altri, poi faccio pop di 1-1, 1-1, 0-1, e ho fatto pop di questi tre, poi faccio pop di 1-2, 5-3, quindi nell'ordine delle code 3-4 4-4 4-4 7-5 2-6 e 4-7. Ok, e con questo ho finito il primo step e non è ovvissimo cosa sia successo perché non sono ordinati questi elementi. È ordinato per il secondo elemento. Quindi se faccio la stessa cosa, però l'ho usato prima. Esattamente. E adesso quindi rifaremo la stessa cosa usando il primo elemento. Rimettiamo delle cose nel primo elemento. Perché funziona? Perché questo qua è un ordinamento stabile, ovvero mantiene l'ordine relativo di elementi uguali nel vettore. Ed essendo che ora abbiamo ordinato il secondo elemento, ed essendo che l'ordinamento è stabile, ordinando il primo in modo stabile otteneremo un ordinamento globale. Adesso non mi metto a rifarlo perché... Ok. Però quindi cosa è successo? Che con due passate lineari
perché ogni passata abbiamo fatto n operazioni costanti, perché il push nella coda è costante e anche il pop, siamo riusciti a ordinare quindi in tempo lineare questo vettore di coppie. E quindi se usiamo il radix sort, questo in realtà per essere precisi è un radix sort con dentro un cutting sort, ok? Se rifacciamo quindi il DBF con il radix sort invece di un ordinamento comparazione, ce ne fuori nello n, perché non abbiamo pagato quel fattore log in più. Dimmi. Comunque noi adesso stiamo lavorando su una copia dell'originale, vero? Ci servirà poi per creare gli indici. Boh, poi implementativamente devi vedere come ti trovi meglio. Cioè. Ok, no, perché sennò perdo l'ordine. Certo, poi implementativamente devi vedere cosa fare. Tipo io l'ultima volta quando implemento sta roba faccio una struct con dentro l'indice originale di quella roba, che forse dovete andare a rimettere. E però poi fare come vuoi, anche la copia di numeri anche la posizione. Tanto comunque il numero di informazioni che ci devi mettere è costante, quindi non cambia la complessità computazionale. Bene, questo è il Dictionary of Basic Factors. Domande, perplessità? Ottimo. E con questo si conclude l'argomento stringhe. E Dario, ma resta stabile a prescindere dal fatto che io ordini prima per il secondo elemento e poi per il primo? O cioè, se facessi viceversa? No, perché sennò non è andato. Ma scusa, se lo ordini prima per il secondo se facessi viceversa. Cioè, comunque dentro la queue. Cosa succede? Tu stai ordinando, no, perché se tu fai viceversa, quando poi ordini l'ultimo bit, sono ordinato, cioè il vettore è ordinato per l'ultimo bit, che è quello meno significativo, quindi. Per priorità la seconda lettera. Allora, Dex ordine di partire da quello meno significativo e vai a quello più significativo, perché così è ordinato rispetto a tutti i bit, però l'ultimo ordinamento è quello più importante, cioè quello del bit più significativo, cioè il bit dell'elemento più significativo. Ok, con questo abbiamo finito la parte di stringhe. E adesso facciamo il secondo e ultimo argomento di oggi, che sono le tabelle di hash. Tabelle di hash. Allora, l'hashing non è una cosa nuova, l'abbiamo già visto. L'abbiamo già visto quando abbiamo fatto l'hashing di Rabin Carp, che ci serviva per trovare l'hash delle stringhe. E là l'abbiamo usato per fare confronti tra stringhe e cose del genere. Quello che ci interesserà fare oggi sarà implementare, cioè vedere come implementare, anche se poi vediamo il caveat, due strutture dati che sono l'hashmap e l'hashset, che chi di voi usa CPU saprà che in CPU sono già implementate e si chiamano unordered set e unordered map. Cosa sono? Sono delle strutture dati che, come dice il nome, il set è una struttura dati che deve mantenere un insieme di elementi e la map è invece una struttura dati che deve dare una mappatura tra chiavi e valori. E il fatto che in CPU si chiamano unordered in realtà sta a indicare il fatto che sono delle tabelle di hash, e quindi useremo il potere degli hash per creare queste tabelle e per poter implementare tutte le operazioni rilevanti, che saranno la find, la insert e la erase, in tempo costante, costante randomizzato. La find, find, insert e erase. Cioè find ti dice se c'è l'elemento, sì. Insert inserisce l'elemento se non c'è già, e erase cancella l'elemento se c'è. Sono i corrispondenti di hashset e hashmap di Java? Sì, in CPU si chiamano map, in Java si chiamano hashset, hashmap. Il motivo, ci sono due motivi per cui ve le voglio spiegare. Il primo motivo è che se per qualche ragione usate C, non ce l'avete, e almeno così sapete come implementarle. Ma il secondo motivo è che, poi vi faccio vedere anche quell'algoritmo, ma le hashmap e gli hashset di CPU sono estremamente lenti. Per constraint dati dallo standard di CPU, tutte le implementazioni standard del hash set e del hash map di CPU sono estremamente lente. E quindi in ogni caso dobbiamo passare a noi. Questo no, di solito non è un problema in computer programmi, dipende dal problema. Cioè a volte
Cioè, se la hash map è una roba secondaria, di solito non, i problemi non sono calibrati per fartelo fallire per quel motivo. Se invece il problema è sul fatto che devi hashare, state sicuri che la hash map non passa. Quello ci dico. Perché appunto, come ho detto, è estremamente lenta. Ci sono in realtà un po' di trucchi per farla diventare un po' più veloce, ci sono da descrivere, dico. Ci sono un po' di trucchi, di parametri che si possono passare per poi vi farò vedere, cioè vi spiegherò cosa sono e poi così capite come passarli, cioè la documentazione. E, però si può fare fino a so much. Infatti nella pratica, tipo, in realtà anche i nostri problemi che abbiamo fatto, molte volte non usiamo le hash map di CPU, ma usiamo una qualche libreria che implementa, che in realtà implementa quella che vi spiego, che sarà il Cuckoo Hash, che è un nuovo abbastanza recente, non so in realtà di che anno è, non ho guardato. E ok, quindi vediamo queste cose qua. E quindi faremo, prima vediamo intanto come sciare i numeri, perché fino ad ora abbiamo visto come sciare le stringhe, però di solito gli indici sono numeri, cioè sono stringhe, vabbè, lo sapete già come fare, ma se sono numeri bisogna vedere come fare. E poi vi farò vedere le tabelle di hash in closed addressing, che sono quelli che uso CPU, e poi invece vedremo il Cuckoo Hashing, che è un po', non so se è lo stato dell'arte, però è quello che si usa in pratica, è molto veloce in pratica. Bene, iniziamo. Allora, prima cosa dobbiamo vedere come hashare le cose. Quindi abbiamo visto come hashare le stringhe. Le fai diventare stringhe e poi hash. Oddio, in realtà si può fare, nel senso. Sì, funziona. No, non troppo bene. Però, cioè, nel senso, ottieni un hash, però non è un buon hash. Perché qual è la proprietà che vuoi in un hash? Un hash, una funzione di hash, è qualcosa che va da uno spazio infinito a uno spazio finito. Le proprietà che vuoi sono che la distribuzione degli elementi, due cose tendenzialmente, che la distribuzione degli elementi nello spazio finito sia uniforme e che non ci siano dei pattern nodi. Perché tipo una funzione di hash per gli interi può essere ad esempio prendere gli ultimi k bit. Cioè, se tu hai dei numeri interi arbitrariamente grossi, li prendi in base 2, vuoi hashare una roba che ti sputa fuori i numeri da, che ne so, 0,7, e dici, vabbè, prendo gli ultimi 3 bit. È una funzione di hash, è uniforme, però fa cagare, perché c'è un pattern estremamente ovvio. Ok? Quindi vogliamo vedere delle funzioni di hash che non hanno questa proprietà. Allora, le funzioni di hash è un po' un'arte, devo dire, perché c'è tutto uno sviluppo teorico, e c'è uno sviluppo pratico, e questi due non si parlano troppo. Cioè, quello che si fa in pratica è un po' diverso da quello che si fa in teoria. E però vi faccio vedere due rappresentanti di entrambi, più quello che faccio io. Ok? Quindi, abbiamo una certa x, abbiamo un certo numero x, vogliamo hasharlo. La cosa che ci interessa, tra l'altro, è che poi vediamo che non servirà proprio solo una funzione di hash. Noi vogliamo avere una famiglia di funzioni di hash, un po' come ce l'avevamo per RabbitMQ. Se vi ricordate, RabbitMQ è parametrizzato due parametri, giusto? E in generale, quando avete delle funzioni di hash, non volete mai avere delle singole funzioni di hash, perché magari judge e gli altri controllori sono stronzi, e per quella funzione di hash che avete usato voi, vi spaccano la vostra soluzione. Se invece avete una famiglia di funzioni di hash, potete fare boosting. Potete fare boosting, che abbiamo visto con RabbitMQ, e là diventa esponenzialmente più difficile spaccare l'hash per ogni singolo hash che aggiungete. Però per poter avere una famiglia dovete avere una parametrizzazione. Ok, partiamo da diciamo due cose classiche. Una, parto da quella più classica e poi faccio il mio twist. Ok, allora, la cosa classica che si fa per hashare i numeri di programmi, che è la più banale del mondo, è fare x xor a per b. Ah, ovviamente tutto questo sarà sempre modulo qualcosa, cioè ogni volta c'è un modulo m alla fine, perché poi la funzione di hash volete che vada da 0 a m 1. Tra l'altro, faccio notare una cosa. Normalmente, nella pratica, a parte per la RabbitMQ, che è una roba un po' particolare,
tutti gli altri hash di solito vi servono che vengano mappati in da 0 a 2 alla n-1, diciamo. Quindi volete gli ultimi tot bit. Se volete gli ultimi tot bit di qualcosa, invece di fare il modulo quella roba là, c'è un trick che è più veloce. Fai un end. Che fate esattamente? Se volete gli ultimi n bit, potete fare sta roba. Non disegni un end per tantissimo tempo. perfetto. End. 1. Se questo è un minimo uguale, shiftato di m meno 1. Perché se m è tipo 2, quindi avete gli ultimi 2 bit, cosa fate? Shiftate 2, shiftate 1 di due posizioni, quindi diventa 1 0 0, che è 4. Fate il meno 1, così diventa 3, e quindi hai il pattern che tutti gli ultimi m1 sono a 1, cioè nel numero binario, e voi potete fare l'end binario col vostro numero e ottenete gli ultimi m bit. E questa roba non usa divisione moduli, perché dovete sapere che allora, in un processore di solito la somma ci mette sull'ordine del ciclo di clock, una divisione intera, e quindi anche il modulo, perché il modulo è fatto la divisione, di solito ci mette sui 120 cicli di clock. Quindi c'è un fattore abbastanza importante in gioco. Ci sono dei video molto interessanti su YouTube che trovate, sono tipo del titolo tipo "I computer non sanno dividere", roba del genere. Cioè, perché la divisione è un problema difficile per un computer. La somma no, la moltiplicazione si fa, è un po' più lento della somma, si fa. Invece la divisione è una roba lenta, e quindi è sempre meglio evitarla. E quindi se vi servono gli ultimi n bit, questo è il trick per farlo. Ok, quindi diciamo che questo pezzo lo diamo sempre per granted, cioè è sempre una roba che vogliamo sempre fare. Ok, questa, quindi dicevamo, è il primo hash classico. Vi inventate due costanti A e B. Notare che quando vi dico inventate due costanti, dovete sempre sceglierle in modo randomico uniforme nello spazio. Tipo, se x è 32 bit, ok, volete scegliere A e B in modo uniformemente random tra 0 e 2 alla 32-1. Cosa fa sta roba? Beh, è abbastanza auto-evidente. Fa l'uxor con un numero a caso e poi moltiplica per un numero a caso. E la speranza è che questa cosa sparga abbastanza in modo uniformemente random. Funziona nella pratica? Sì. Sì. Abbastanza. Si può fare leggermente meglio? Io ho un piccolo twist mio personale, questo diciamo che è una roba un po' classica, invece ho un mio piccolo twist personale, che è che ho fatto un po' di esperimenti, funziona vagamente meglio ed è sempre singola linea di roba, che è questa qua. Fate, adesso devo vedere le tonde, quello diciamo che prima scrivo prima le tonde. Ah, sicura. X, sora, X, A. Questo è il mio twist di hashing. Quindi abbiamo x sor x shiftato a destra di a posizioni per b. Perché questo qua ha un problema. Questo, in base a se a è pari o dispari, mappa sempre i dispari in dispari, pari in pari, oppure viceversa, i dispari in pari e i pari in dispari. E quindi poi quando poi moltiplicate, tutti quelli che ora sono pari rimangono pari. E quindi questa qua ha la brutta proprietà che mantiene delle proprietà di divisibilità per 2, 4, 8 e company. Questa qua è il mio piccolo twist che invece rompe quella cosa. Perché voi lo xorate con degli upper bit di se stesso. Questa è quella che uso io. E in questo caso quindi ovviamente A lo scegliete piccolo, tipo 3, 4, 2, 5. Io non ho mai utilizzato lo shift. Allora, lo shift è come dividere, allora shift a destra è come dividere per 2 alla A, e shift a sinistra è come moltiplicare per 2 alla A. No, vabbè, ma dico, ah ok, quindi significa le posizioni, quello A. Sì. Però matematicamente x shiftato a destra di A vuol dire x diviso 2 alla A.
e quest'altro è, questo sarebbe 1 per 2 alla n. Ok, quindi questo spacca quella cosa là ed è facile da ricordare. La domanda è, ma da dove arriva questo? Cioè me lo sono inventato io, me lo sono... No, in realtà questo qua arriva da un algoritmo noto per fare hashing, che è quello che abbiamo usato in alcuni algoritmi, tipo... diciamo che viene usato tangente all'algoritmo che ho usato al mondo per fare generazioni di numeri pseudo casuali, che è XOSHIFT, che lo abbiamo usato in JavaScript, nei browser. Non è quello che ha fatto, sì, esatto. Che è quello che ha fatto il professor Vigna alla Sorbona di Milano, esatto. E c'è questo algoritmo di hashing, si chiama SplitMix64, che è sempre fatto da Vigna, che è un po' il gold standard nella pratica per fare hashing. Ora non ve lo scrivo tutto perché è lungo, cioè lungo sono 4 righe, però fondamentalmente lo schema è un po' questo. Parte con una somma per una costante a caso, fa due di queste operazioni, quindi XOR con se stesso shiftato per costante, poi di nuovo, e poi finisce con di nuovo XOR tra se stesso e se stesso shiftato di 31, se non mi ricordo male. Però non ve lo scrivo perché tanto lui usa delle proprio costanti, cioè là ci sono proprio dei numeri invece di ab, cioè quello è stato parametrizzato, non c'è lui che usa proprio delle costanti, però vi segno il nome così volete andare a vedere, lo trovate molto facilmente. Si chiama SplitMix64 e questo quindi è uno dei passaggi intermedi di SplitMix64 ed è da dove l'ho preso io, ok? E questi sono quelli che si usano in pratica. Il fatto che in teoria non c'è nessuna garanzia che funzionino bene, però in pratica si usano. Ma allora qual è un hash che io, devo dire la verità, io non ho mai usato, però sono andato a cercarlo perché mi ricordavo che esisteva. Qual è invece un hash che la teoria ha dimostrato essere buono, che anche se poi in pratica non si usa? Un tale esempio è l'hash di Dietzfeldbinger. Che era il nome che dice il signor per oggi. Che è l'unico appunto che ho scoperto per oggi, il nome di questo qua. Dietzfeldbinger. E come funziona l'hash di Dietzfeldbinger? Funziona così. Infatti ce ne manca ancora una che viene chiusa e poi tutto shiftato in doppia. Eccolo qua. Questa è la funzione di hash di Dietzfeldbinger, che come vedete ha 4 parametri. A parte, cioè x è il numero che volete lasciare. E i 4 parametri sono a, b, v ed n. Cosa sono? Allora, v è la dimensione della word sul processore, dove però dovete essere in grado di fare operazioni con precisione fino a 2V, quindi vuol dire che è 32 in pratica, cioè V è 32 tendenzialmente. M è il numero di bit che volete, quindi questa è una funzione di hash a n bit. A e B invece sono due numeri scelti a caso, come in modo uniformemente random A tra 1 e 2 alla 2V e invece B tra 0 e 2 alla 2V. Quindi in pratica anche può essere scelto fra 1 e... cioè, nel senso che tanto 1 su 2 alla 30, 2 alla 64 numeri non fa differenza. Quindi M è al massimo 32? M è al massimo 32, sì, anche per poi questo qua non ha senso. È al massimo V, quindi. Eh? È al massimo V.
nel caso dei nostri computer reali, sì. Cioè, questo ovviamente è teorico, però nel senso, poi in pratica, sì. Beh, comunque tanto non ti capiterà mai di voler fare un hash con 32 bit. Cioè, sì, sì, non sì, ha senso. Perché se devi esciare il numero 32 bit e lo esci il numero 32 bit, poi usare il numero da dire. Esatto, non ti serve usare l'hash di 32 bit. E questo è dimostrato essere una cosa che si chiama funzione di hash universale. Ovvero attorno a tabelle che dicevamo prima, insomma. E questo è dimostrato precedente. Non è troppo diverso, non. Boh, cioè nel senso. Non è dimostrato. Cioè, ma vuoi. Cioè quello che fai è che prendi n, lo fai passare attraverso questa funzione e cerchi di dimostrare che f di n ha delle certe proprietà. Cioè, se lo volessi fare in pratica, tipo, per dire un modo balordo in cui si fa, tipo, se vuoi dimostrare l'uniformità di una funzione di hash, cosa fai? Generi un miliardo di numeri a caso, vedi quanti, e vedi com'è la distribuzione. Questo però non è una dimostrazione empirica, questo è dimostrato a manina, cioè matematicamente. È come se fosse una funzione senza un limite. Cioè, è stato dimostrato per n, cioè per numeri naturali. Bene, e niente, sappiate che esiste questo, e anche questo, come ho detto, è una famiglia. Ed è la cosa importante che ha dimostrato che una famiglia dove è facile generare membri di questa famiglia, perché bastano due estrazioni di numeri random. Ma, cioè, se è stato dimostrato che è buono, perché non viene utilizzato in pratica per calcolare costanti alte o per questioni di... Ah, ok, semplicemente. Non... don't ask me. E... sarà Madonna, non lo so. Ok, e questa è la funzione di Schrödinger. Comunque sperimentate, vedete quale, con quale vi trovate meglio. Questa, appunto, dicevo, c'è la proprietà che i due membri è dimostrato che non devono avere proprietà particolari, cioè appunto devono essere solo, cioè questo deve essere estratto uniformemente random tra 0 e 2 a W e questo tra 1 e 2 a W, incluso scusa. Ok, quindi indipendentemente dalla funzione di hash, adesso sappiamo sia una stringa, ma sia anche un intero, come pigliarlo, esecutarlo, farlo passare attraverso una funzione e farlo andare in un range che va da 0 a 2 alla m-1, a 2 alla m, scusa. Ok, bene. E direi che con questo ci fermiamo, facciamo un quarto d'ora di pausa e poi riprendiamo. Va bene, grazie. Ok, bene, seconda parte. Adesso abbiamo visto tutti quanti i fondamentali che ci servono. Adesso parliamo di tabelle di hash. Quindi abbiamo detto che vogliamo vedere delle strutture dati che ci implementano due strutture date astratte, che sono il set e la macro. Il set, che come dice il nome, è un insieme, è una cosa che ci mantiene un insieme, ovvero ci permette di fare tre operazioni, che sono la find, la insert e la delete. La find che ci dice se un elemento nell'insieme, la insert che inserisce un elemento nell'insieme se non c'è già, e la delete che rimuove un elemento dall'insieme se c'è. Questo è il set. Invece la map è un qualcosa che ci permette di associare ad ogni chiave un valore. L'avrete usato, se non più l'avrete usata, ma comunque è quello che si chiama dizionario o roba del genere. E notare che una map, quindi un qualcosa che ci mappa chiavi e valori, può essere implementata come un set di coppie. Perché se voi fate un set di coppie, dove la coppia è il primo elemento e la chiave è il secondo il valore, quando voi fate la find, se oltre a dirvi se c'è, dice anche dove, potete prendere il valore. Quindi permette di associare chiavi e valori. Utilità, tante, ci sono tanti casi in cui sono utili, a parte se avete tenuto insieme, ma tipo, se avete ad esempio una programmazione dinamica, che è su indici sparsi, ok? Quindi avete una programmazione dinamica, però sapete che per qualche proprietà del problema, anche se avete lavorato su uno spazio con 64 bit, potrete toccare al massimo 1000 valori, potete usare un hashmap per salvarvi, per fare la memorizzazione invece che un vettore, perché un vettore non potete allocarlo perché è troppo grosso, però se sapete che al massimo avete 1000 valori, potete usare un hashmap. Ok, ci sono due modelli di hashmap, quella closed addressing, quella closed address, e poi quella open addressing. E vedremo un rappresentante di entrambi,
una, l'unica realtà che compare con lo stato della stringa, e poi invece quella più stato dell'arte, tra virgolette, per la opera del synthesize cubo hashing. Ok, iniziamo da quella banale, che è quella, appunto, come vi ho detto, che viene implementata dalla node set e dalla node map in GPU. Non so su Java com'è, non so neanche in linguaggio com'è, sinceramente, però c'è il fatto che GPU usa questa che è scarsa perché lo obbliga lo standard di GPU, quindi magari altri linguaggi non hanno questa limitazione, per la roba più efficiente. Come funziona? Quindi le due cose basiche che ci serviranno saranno la nostra funzione di hash. Mettiamo entrambi gli esempi, li farò mettendo che abbiamo un set, quindi vogliamo avere questa struttura dati che ci permette di avere quella operazione. Tanto passare da set a map è banale. Come facciamo? Vediamo il sistema close addressing. Quindi abbiamo la nostra funzione di hash f, ok, che andrà, prendiamo i numeri naturali di input, e la nostra funzione di hash sarà parametrizzata anche in altri modi, però è parametrizzata quantomeno con m, ovvero il range che va a mappare, quindi da 0 ad 1 m, quindi c'è una funzione di hash parametrizzata per m quantomeno. E poi l'altra cosa base che ci serve qua saranno gli array dinamici. Ok? Bene, come funziona l'hash closed addressing? Iniziamo con un vettore allocato staticamente di una certa dimensione fissata che sia una potenza di 2, può essere 4, può essere 8, può essere 64, può essere 128, adesso io ovviamente la faccio da 4 a mano, però può essere di qualunque lunghezza che volete, che sia una buona lunghezza secondo voi per iniziare. Io adesso la faccio di 8, dai. Ok. Ci serve una funzione di hash, facciamo che la funzione di hash per ora, usiamo la funzione di hash balorda f di x uguale x and 1 scistata di m meno 1. Ok, quindi prendiamo gli ultimi m bit di x come funzione di hash, che è quella che è uniforme ma è stupida perché ha dei pattern molto banali. Ok, e cosa facciamo? Ho detto, allochiamo un vettore dinamico, un array dinamico, di cosa? Di array dinamici vuoti. Ok, quindi questa è una specie di matrice, in realtà non è una matrice, perché è una matrice a dimensioni uniformi. Questo è un vettore di vettori, un po' come la lista di adiacenza. E inizialmente, quindi, io le faccio così, per indicare che questi sono vettori dinamici vuoti. Ok, e quindi allochiamo questo vettore di m in vettori dinamici vuoti. Bene, come facciamo a fare le operazioni? Cominciamo dalla insert. Ok, diciamo dalla insert. Mettiamo che vogliamo inserire un 12. Ok, come facciamo? Il sistema cruzato si definisce, prendi il tuo 12, lo fai passare dalla funzione di hash e poi fai pushback nel vettore dell'indice della funzione di hash di quel valore, se non è già presente all'interno del vettore. Quindi 12, la prestazione binaria, cosa sarà? Sarà tipo 1 1 0 0. Ok, se prendo gli ultimi 3 bit, perché ora m uguale a 3, perché questo qua è lungo 8, se l'ho fatto giusto, sì. Quindi se prendo gli ultimi 3 bit fa 4, quindi 0, 1, 2, 3, 4, controllo all'interno di questo vettore se c'è già il 12, non c'è, allora pushback del 12. Questo è il sistema close addressing, chiamato anche bucket. Devo fare un'altra insert, vediamo che inserisco il 33, gli ultimi 3 bit dovrebbero essere 001, e quindi cosa faccio? 01, guardo se c'è il 33, non c'è, ce lo aggiungo. Quindi l'idea mi sembra abbastanza banale. Come faccio la find? La find
faccio l'hash del valore e vado a vedere se quel valore appare nel vettore corrispondente. Ok? Come funziona la remove? La remove, faccio l'hash, vado nel vettore corrispondente e in caso cancello l'elemento se c'è. Bene. Qual è il problema? Che ad una certa, se comincio a fare tanti insert, perché adesso dico, vabbè, c'ho questo, mettiamo che devo inserire qualcun altro, tipo, diciamo che faccio a 2 bit invece che 3, quindi 12 sarà qua. Daremo la ricerca all'interno del vettore se il valore è già presente. La faccio elemento per elemento. Lineare? Sì. Okay, quindi... All'interno del vettore la faccio lineare. Okay. Cioè l'indice ce l'hai dall'hash, ce l'ho dall'hash e poi faccio una cerca lineare. Dico che sì, lì non occupa tempo. Non è tempo. Adesso vediamo. Però, ora c'è due elementi, mettiamo che ne c'è un terzo, ditemi un numero. 15, 33, cioè 1, quindi qua. 15, dammi un altro. 7. E 7 sempre qua. 6 qua e vabbè, comunque andiamo avanti. Qual è il problema? Che quando diciamo che c'è un senso di occupazione, quando questa hash map, questa hash table è poco occupata, le cose funzionano abbastanza bene, perché tendenzialmente andrò in dei buckets, si chiamano bucket questi qua, andrò in dei bucket che sono o vuoti o comunque hanno un elemento, insomma poca roba, e quindi ci metto tempo costante, ok, che quando l'occupazione è bassa. Però se l'occupazione diventa alta, allora ho il problema che, come diceva Filippo, se poi comincio ad avere un bucket 5, 6, 7, 100 elementi, sì, devo andare a cercare ogni volta. Ogni volta c'è una ricerca lineare, c'è un senso lineare, quindi ci sogniamo lo grande di uno. Come facciamo ad evitare questo problema? Ammortizziamo, come abbiamo fatto con gli array dinamici. Noi ci teniamo il tasso di occupazione. Cos'è il tasso di occupazione? Il numero di elementi che ci sono nell'hash table diviso la lunghezza dell'hash table. Quindi in questo caso l'occupazione sarebbe 5 quarti. Sarebbe tipo una media di... media quanto ci dura? È esattamente la media di quanti ce ne sono per bucket, che quindi è il numero totale di quanti ce ne sono diviso il numero di bucket. Ok? Quindi ci teniamo il rate di occupazione. E cosa facciamo? Se il rate di occupazione supera una certa soglia, facciamo come ha fatto con l'array statico, l'array dinamico. Noi allochiamo una hash table lunga il doppio e riesciamo tutti quanti gli elementi e li reinseriamo. E quindi anche M dopo dovrà andare a chiudere. E per questo ho detto che deve essere parametrica su M, perché M aumenta di 1 ogni volta. Sì, sì. Ok? Quindi in questo caso, diciamo che abbiamo superato il rate di occupazione, cosa faremo? Raddoppiamo e riesciamo tutti quanti gli elementi e li rimettiamo nella nuova tabella. Hai detto quando supera, quando il tasso di occupazione supera una certa soglia. Ok. Adesso vediamo. Vabbè. Tipo il 12, perché dobbiamo avere un bit in più tendenzialmente, il 12 era 1100, quindi adesso non è più qua, ma si è spostato qua. A 4. Ok. Il 33 è 001, quindi rimane qui. Il 6 è in posizione 6. Il 6 adesso sarà in posizione 6, giustamente. Pure. Il 15 è tutti 1, quindi sarà ancora qui, e il 7 sarà ancora qui. Tanto questo è il motivo per cui è importante che la funzione di hash non abbia dei pattern banali, perché se io vi passo tutti quanti numeri che sono 2 alla n-1, non importa quanti ne fate, finiscono sempre tutti quanti nell'ultima cella, o tutti quanti che sono potenze di 2, ancora peggio, finiscono tutti quanti nella prima. Ok. No, in realtà questo qua no, perché se poi raddoppiamo ancora, questi qua vanno in posti diversi, invece se metto tutti quanti che sono potenze di 2 vanno sempre nella cella 0. No, non è vero, non è vero neanche quello, perché anche là poi. Solo che deve diventare esponenzialmente più grossa la tabella di hash per farli spostare. Sì, no, giustamente, perché se la tabella di hash fosse infinita, ogni numero sarebbe. Ma abbiamo detto all'inizio della lezione che fare l'hashing sul
suffisso di un numero è una cosa abbastanza sbagliata. Sì, infatti. Cioè, l'ho fatto apposta adesso. No, era brutta questa cosa. No, certo. Cioè, era per dire, questa è una funzione di testo, il cazzo. Sì. I problemi sono questi. Bene. E quindi noi facciamo le insert e quando con una insert sforiamo il tasso di occupazione, dobbiamo ricreare la tabella raddoppiandola, rilasciandola e così possiamo andare avanti e così ci teniamo i tempi costanti. Qual è il tasso di occupazione ideale? Questo è un bel problema perché in questo tipo di tabella il tasso di occupazione ideale, non lo so, però mi pare che quello di default sia un mezzo. Quindi siamo bassini? Siamo bassini? Vuol dire che noi possiamo avere in media la nostra tabella occupata solo nella metà e poi dobbiamo raddoppiare per tenere i constraint del fatto di essere costanti. Questo è il motivo per cui le nostre map e le nostre service pubbliche fanno schifo. Perché questo non è un modo efficiente di tenere una tabella di hash. Ci sono trucchi, in realtà nella pratica, tipo voi in CPU potete specificare che tasso di occupazione fargli usare, potete dirglielo, e nella pratica tipo per rendere un pochino più veloci, poi è un trade-off sempre, perché in realtà fate trade-off tra la find, la insert, la delete e quant'altro, però di solito quello che si fa è che si mette una dimensione iniziale più grossa, tipo 1 milione per dire, e si mette un tasso di occupazione più alto, tipo 0,6. Ah, neanche uno. No, no, uno. Cioè, questo tipo di tabella non riesce a gestire uno, cioè uno diventa lento. Ok, e quindi abbiamo visto che questa è una soluzione molto facile, però un po' lacking, insomma. Bene. E quindi. Ma aspetta. Eh? No, niente. Vabbè. E quindi. Vediamo invece la struttura dati che vi volevo spiegare, che è un meno open addressing, che è il cuckoo hashing. E Dario sul crocet dimensione iniziale del vettore di vettori. Sì, a tua scelta. Ovviamente non ti vuoi sparare nel piede e quindi vuoi scegliere una potenza di 2, però a parte quello è a tua scelta. Bene, quindi vediamo una metodologia di hashing in open addressing che è il cuckoo hashing. Come funziona? Allora, partiamo che non abbiamo più una funzione di hash, ma abbiamo due funzioni di hash. Ok? Quindi non ce ne serve una, ce ne servono due, che saranno quindi parametrizzate in qualche modo, però comunque devono essere parametrizzate almeno per m, anche loro. Quindi ci avremo f e g, che sono funzioni che vanno da n a il nostro solito range 0, 2 alla m. Ok? Come nell'altro caso, partiamo da dei vettori vuoti. Dico dei vettori vuoti perché il cuckoo hashing, invece di usare un vettore di vettori, usa due vettori. Non due vettori di vettori, due vettori, punto. Facciamoci di 4 ore. Che già. Ok? Vuol dire che dobbiamo inventare le funzioni di hash. Facciamo che f di x è ma quello che ti avevi spiegato prima te non va bene. Sì, però poi devo calcolarla. I primi due, gli ultimi due. Facciamo. carina. Il problema è che come. Cioè il problema. No, il problema è che gli ultimi due non sono ben definiti. Cioè, quelli due per sinistra non sono ben definiti. Ah. Possiamo fare tipo facciamone due balordine, tipo facciamo 3x modulo 2 alla n e facciamo che g invece è 5x modulo 2 alla n. Ma tipo il compilatore si vede che
dual, cioè modulo dual. Sì, se l'operatore lo vede poi fa quello giusta. Sì, 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 sì. Ah, ok, fa. Sostituisce con quello shift. Sì, 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 sì. Anche noi scriviamo modulo senza preoccuparci anche. Allora, il fatto che se lo scrivi così, il compilatore può ha la facoltà di sostituirtelo. Se invece lo scrivi di esplicito deve per forza farlo. Però se tu lo scrivi così, il compilatore ha la facoltà di utilizzarlo. Ok, ho messo due funzioni che sono vagamente meglio, non sono terribilmente meglio, ma sono vagamente meglio. Ok. Come funziona il cuckoo hashing? Allora, intanto questo lo chiameremo il vettore di f e questo lo chiameremo il vettore di g. In particolare, ogni elemento avrà due mappature, una con f e una con g, quindi una di qua e una di qua, ok? E questi, come detto, non sono vettori di vettori, questi sono vettori di elementi. Quindi in particolare, ad ogni elemento saranno associate due posizioni, una in b di f e una in b di g, ok? Come facciamo? Cominciamo con la find. Cominciamo con la find. La find, e questi sono due vettori, sono vettori di numeri, come ho detto. La find cosa fa? Prende l'elemento, applica f da una parte, applica g dall'altra, quindi saranno venute fuori due posizioni, e va a vedere se quell'elemento è una di quelle due posizioni. Fine. Quindi il cuckoo hashing, intanto, notiamo che adesso, mentre prima la ricerca era in costante ammortizzato, randomizzato, però non era veramente, cioè non è costante costante, insomma, qua invece la ricerca è costante costante. Ok? Invece prima, cioè abbiamo scambiato le cose, perché prima l'inserimento, in realtà anche l'inserimento non era veramente costante, perché dovevamo controllare che non ci fosse l'elemento. Poi diciamo che se abbiamo una promessa che non ci vengono dati gli elementi duplicati, era costante. Invece qua adesso avremo che la ricerca è costante e invece l'inserimento sarà quello ammortizzato. Ok. Però la ricerca banale, andiamo a vedere. Come facciamo l'inserimento allora? L'inserimento, facciamo la seguente cosa. Parte il numero. 27. No, cominciamo da numeri massimi. No, beh, 1. Vabbè, allora, 27 per 3 fa 81, 81 modulo 4 fa 1. Sì, sì. Ok, quindi ricordatevi 1 e ricordatevi il numero, non mi sono dimenticato, 27. Ok, diciamo che lo segnalo. 27 e gli hash sono 1 e... 135 27 per 5, 135 3. Fa 120, sì. 15, 3. Ok, quindi l'hash di f è 1 ed è. Cosa facciamo? Andiamo a vedere, v di f di 1 è occupato? No, ce lo scriviamo. Ci scriviamo il numero, non l'hash. No, scriviamo il numero. Fine, abbiamo finito. Bello. Ok, determinato numero. Aspetta che cerco un numero che può andare. 6, Eh no, devi trovare un numero. Vabbè, ben 6. Oh, voi datemi il numero. 5. 15. Allora, questo fa 3. Giusto? Sì. Sì. 25. 25 fa 1, giusto? Sì, 1. Ok, cosa facciamo? V di f di 3 occupato? No, ce lo scriviamo. Sì. Fine. C'è troppo troppo. Facciamo 9. 9? 9 per 3 fa 27, 27 modulo 4 fa 3, 5 per 5, 9 fa 45, 1, V di F di 3 è occupato? Sì. Sì. Allora cosa facciamo? V di G. Noi leviamo il 5. Ci mettiamo dentro il 9 e ora facciamo la stessa domanda su 5 ma su G. E dovrete ancora gli hash. È sempre 1. Quello è l'hash di G. 25 è 1. 25, allora è 1. V
BDG di 1 occupato? No. Ce lo scrivo. Finito. Come funziona il cuckoo hashing? Io parto da BDF. Se libero, ho finito. Se occupato, io swappo i due numeri, quindi ci metto quello che voglio mettere, prendo quello che c'era, e ora vado su G. Okay. È occupato? Se no, ce lo scrivo. Se sì, swappo, mi prendo quello che c'è dentro, ci metto quello che volevo metterci, e ritorno su F. E vado avanti così. Ma così non... Aspetta, una cosa infinita, scusami. Aspetta. No. Dimmi. Se trovo la posizione occupata, prendo quello che c'era, lo metto in QG? No. Cioè, allora, ho il numero, calcolo l'hash per F. Calcolo l'hash per F. VDF di quel numero occupato? Sì. Sì. Allora cosa faccio? Quel numero che avevo lo metto là, prendo quello che c'era dentro, e ora faccio la stessa domanda però su G. Calcolo l'hash di quel numero che ho estratto per G, e mi chiedo, quella posizione su G è occupata? Se no, ce la metto. E basta. Se sì, ce lo metto, prendo quello che c'era dentro e ritorno su F. Faccio l'hash di quello che ho estratto da F e mi faccio la stessa domanda. E vado avanti così, avanti e dietro, finché non trovo una posizione libera. Qual è l'osservazione banale? Se tipo mettessi dentro il 13, andrebbe al posto del 9, il 9 andrebbe al posto del 5, il 5 al posto di 9, per il 13. Cioè, hai trovato il ciclo, giusto? Sì. Ok, certo. Perfetto. E qual è il problema banale? Che potrebbe ciclare all'infinito. Cosa si fa? Se il numero di passaggi che ho fatto è maggiore di un certo threshold, allora raddoppio entrambi e riesce. Tutto? Sì. Ok, quindi non devo neanche controllare, perché se ne avessi dovuto controllare che c'erano cicli, cioè quello che sto facendo è un ciclo, sarebbe stato più complicato, perché dovevo salvarmi, cosa ho fatto, per qualche modo dovevo controllare. Tanto per controllare avrei dovuto usare un'altra hashmap, quindi avrei avuto un problema della linea del vuoto. Se faccio più di x operazioni, allora... Invece quello che si fa è che se faccio più di x operazioni, allora mi fermo, raddoppio entrambi, riesco tutto e direi che inserisco. Quanto è questo... Esatto, quant'è questo limite? In realtà anche questo è una funzione dell'occupazione. In particolare, diciamo che dopo un certo threshold, per come è fatta questa tabella, ok, la probabilità che ci sono cicli infiniti aumenta man mano sempre di più. E quindi c'è, diciamo, questo certo threshold che è una funzione dell'occupazione, cioè in particolare mettiamo se l'occupazione ideale qua fosse, che ne so, l'80%, mettiamo. Allora vuol dire che se ciclo più di 2n per 80% volte, okay. Ok, perché quindi ho n qua, quindi se ciclo più di 2n per quel threshold della cosa, allora faccio quell'operazione. E questo si basa su qual è il threshold ottimo di utilizzazione della struttura dati. Ok, adesso ne parliamo. Però prima, quindi è chiaro come funziona la insert. Bene. La find, abbiamo detto che è veramente in tempo costante, perché basta che controllo due posizioni. La remove, anche quella è banale, perché l'elemento può essere solo in due posizioni e posso cancellarlo. Bene. Ok. Dimmi. Qualche volta se userò proprio il remove. Non ci sta in F perché il suo posto è già stato occupato. Sì. Non ci sta in G perché è già stato occupato. No, attenzione, se il suo posto è già stato occupato, io comunque ce lo metto dentro. Io levo l'elemento che c'era dentro. E quell'altro poi vado a vedere in G dove deve andare, ce lo metto, se c'era qualcuno lo prendo e poi ritorno in F con lui. Com'è il calcolo? Esciando quell'elemento con la scelta. Cioè, se io adesso metti che ho un elemento X, ok? Questo elemento X lo escio con F ed esce fuori 1. Ok? Cosa faccio allora? Io in qualunque caso, anche se occupato, io ci metto x, ok, quindi x è andato qua, e prendo il 27. Adesso cosa faccio? Ora voglio inserire il 27 in g. Allora cosa faccio? Escio con g 27, mettiamo che deve andare qua, non lo so, però mettiamo che deve andare qua. Cosa faccio? È occupato? Chi se ne frega? Io ci metto il 27 e prendo il 5. Ora cosa faccio? Ora inserisco il 5 in F, quindi faccio la stessa cosa, mettiamo che il 5 deve andare qua,
per dire, non lo so, è giusto, faccio una tavola. Cosa faccio? Io ce lo metto e mi prendo il 9. Ora cosa faccio? Torno in G, faccio G di 9. G di 9, mettiamo che devo andare qui. Ho trovato un posto libero, mi fermo. Se non andare in G, non vuol dire che il suo hash mi avrebbe dato una posizione in F che era già comunque occupata. Perché se l'ho mandato in G, vuol dire che era già occupato il suo posto in F. No, vuol dire qualcuno l'ha occupato adesso, cioè vuol dire sì, qualcuno l'ha occupato il suo posto in F. Ma magari si è liberato. Quindi magari si è liberato, ma solo quello che ha qui posso rimandarlo in F e mettere in G. No, no, ogni volta che lo trovi occupato lo rimandi in salvo. Cioè il fatto che non è detto, cioè se due elementi, se A e D hanno lo stesso hash in F, non è detto che abbiano lo stesso hash in G, anzi. Se il numero era finito in G, perché in F non ci stava, e se non ci sta, vabbè, se non ci stava prima non ci stava. Ma devi ritrovare per vedere se quello spazio è ancora. No, però il fatto che quello che adesso sfratti in F, in G entra da qualche altra parte. Anche perché sfratto quello dopo. Perché tu ogni volta sfratti. E quindi quello che adesso, certo, ho capito quello che hai detto, certo tornerà lì, però adesso quello che adesso è sfrattato potrebbe andare da qualunque parte in G. Ma Dario, dicevi che in questo caso la ricerca è effettivamente lineare. Find è costante. Sì, scusami, è costante. Sì, perché devi solo controllare due posizioni. Devi lasciare e poi... Perché se tu hai l'elemento X, esci con F, esci con G, e solo quell'elemento può essere solo in quelle due posizioni. Okay. Cioè, se hai l'elemento X, l'elemento X si trova per forza di cose sì, o in V di F in posizione F di X, oppure si trova in V di G in posizione G di X. Qui c'è l'inserimento. Questo è per la find, cioè un elemento X si può trovare solo in queste due posizioni. Sì. E stessa cosa all'inizio. Anche l'eliminazione si può trovare, cioè l'elemento si può trovare solo in tutte le posizioni. L'inserimento invece è questa cosa che si alterna. Parti da F, tu cioè il fatto che tu. Sì, ma appunto con questa alternanza cosa diventa? Lineare? Il caso pessimo è lineare, il fatto che è costante, ammortizzato, randomizzato. Sì. Ma neanche randomizzato, è costante, ammortizzato, fine. E se tu quando inserisci c'è questo schema cuckoo hashing, perché chi l'ha inventato si immaginava tipo gli uccellini che facevano cuckoo da una parte all'altra, cioè questo è il motivo per cui si chiama cuckoo hashing. E quindi tu parti sempre da F, in qualunque caso l'elemento ce lo metti, se hai sfrattato qualcuno lo mandi da G, lui poi va in G, lo metti dove lo metti, se ha sfrattato qualcuno quello che è stato sfrattato lo rimandi in F, vai avanti così, avanti e indietro, o finché non trovi un posto libero, però, oppure finché superi il threshold di quanti swap vuoi fare. Devo fare lo swap solo se quel numero è diverso da me, perché se è lo stesso numero non serve più quello che c'è. No, beh, se tu prima di fare la insert comunque controlli che quel numero non ci sia. Ok, ok, sì sì. Che comunque ti costa costante. Sì sì. Costante è vero, senti, costa costante. Ok, quindi cuckoo hashing chiaro, ci manca un pezzo della insert. Qual è questo threshold magico? In realtà qua facciamo ancora abbastanza schifo, perché questo cuckoo, cioè questa versione che è la versione base del cuckoo hashing, ha un rate di occupabilità ottimo del 50%. Che è ancora bassissimo, esatto. Quindi vuol dire che se noi facciamo un ciclo lungo n, vogliamo fermarci e raddoppiare. Ok. Tra l'altro qua vi faccio notare che se le vostre funzioni di hash fanno schifo, qua c'è un rischio molto grosso, perché se fa proprio tanto schifo la funzione di hash, potenzialmente potete fare ciclo infinito per sempre. Eh sì, è vero. Quindi qua nel cubo hash è ancora più importante che le funzioni non devono fare schifo. In realtà, cioè fare schifo vuol dire proprio che tipo mappate in un elemento costante. Ok? Un intervallo da 0 a 100 di 2. Perché già, qua, cioè già con queste due prima o poi deve capitare che non fate più ciclo infinito. Già solo con queste due. Anche se non sono ottime queste qua, però già sono sufficienti che non fate ciclo infinito all'infinito. Ok. E quindi abbiamo detto sì, vi ho spiegato tutta sta roba, ma che schifo, cioè nel senso non è che migliora.
In realtà ci sono due direzioni in cui si può migliorare. Vi spiego quella più semplice, che è anche quella migliore, che ci farà passare da un'utilizzazione ottima del 50% a un'utilizzazione ottima del 91%. Ma tipo già partire con una M, cioè anche questo sul discorso grande. Beh, anche questo sul discorso di prima, la scelta iniziale della M è vostra. Cioè, tipo, se avete un problema dove sapete che ci dovete mettere dentro un milione di elementi e sapete, adesso con questo ad esempio, che la soglia utilizzabilità ottima al 50%, volete fare M uguale a 20, tipo? Sì, sì. Ok. Comunque c'è un trick molto facile che vi permette di far passare questa cosa dal 50% al 91%. Qui potete poi essere abbastanza confidenti di mettere come soglia tipo 9 decimi. Dimmi. Cioè questa qua, allora, diciamo che c'è questo numero intrinseco alla struttura dati, che per questo qua è il 50%, che dopo che hai fatto un ciclo, cioè dopo che hai fatto un numero di swap che è maggiore di quante celle ci sono per questo percentuale, vuoi raddoppiare. Quante celle ci sono contando solo una array o contando entrambi? Contando entrambi. No, beh, quante celle ci sono per ogni singolo array, cioè sul primo e sul secondo, non la somma di entrambi, lo so? Allora, non lo so. ma alla fine sarebbe un per due. Sì, è un per due, non fa pochissimo un per due, però sì, in questo momento non lo so, però diciamo, facciamo l'ipotesi più conservativa, che sicuramente non sbagliamo, facciamo che n, non 2n, facciamo n, cioè quindi facciamo il numero che tanto con quello non sbagliamo sicuramente. Ok, facciamo n, allora quindi vuol dire che se in questo caso, se qua è il 50%, no, qua è, cioè qua ve lo dico io che è il 50% per questa qua, quindi vuol dire che se facciamo più di due swap, ok, cioè se abbiamo una cosa che fa più di due swap, vediamo raddoppiare, che fa un po' schifo perché 2 è piccolo. Quello che invece adesso vi faccio vedere è un modo di modificare sta roba per far diventare questo rate ottimo il 91%. Quindi che puoi fare, che se invece ne fai 9 decimi di n, allora devi raddoppiare. Ok, qual è questo trick stupido? Che invece di avere f e g, abbiamo f, g e h. Cioè, invece di avere due vettori, ne abbiamo tre. Ce ne faccio quattro loro anche da mezzo. Può darsi. Però ovviamente è un... come si chiamano? Si chiamano i diminishing returns. Cioè, il fatto che adesso aggiungendone uno siamo passati dal 50 al 91. Sì, però dopo... Se aggiungi un quarto, stai aumentando del 33% tutte quante le operazioni, cioè il tempo delle operazioni, però magari non tieni più tanto. Sì. E quindi in realtà, facendo questa cosa banale, cioè passando da 2 a 3, abbiamo ottenuto un rate del 91%, un rate di utilizzabilità ottima del 91%. Quindi diciamo che io di solito metto 9 decimi, che è un po' meno, però nel senso è un rate semplice. Come funziona l'inserimento? Allora, come funzionano le varie cose? La find è ancora banale. Adesso si potrà trovare in VDF di f di x, in VDG di G di X o in VDH di H di X. Quindi invece di controllare due cose ne controllo tre. La delete stessa cosa. La insert come funziona? Che questa volta cosa farò? Parto da F, quello che sfratto lo mando in G, quello che sfratto lo mando in H, quello che sfratto lo mando in F. Quindi li faccio 15. Però è la stessa cosa. È la stessa identica cosa. È sempre e la soglia dell'occupazione massima è sul 90%. Io l'ho letto da Wikipedia, ci vede 91 per questa roba qua. E quindi, se per qualche ragione dovete implementare un hash table, questo è un ottimo candidato come hash table da implementare. Perché nella pratica è molto veloce. Perché è molto veloce? Beh, intanto le find sono istantanee, cioè le find sono proprio costanti garantite. E comunque nella pratica, se avete scelto delle funzioni di hash buone, nella pratica i cicli sono corti in media. Perché quando è che c'è la sfiga? La sfiga c'è quando ci sono, cioè
Perché idealmente voi volete andare in un ciclo, non un ciclo infinito, però insomma volete andare in un ciclo lungo solamente se effettivamente le vostre tabelle cominciano ad essere molto occupate. Sì. Perché qua invece il ciclo lungo non l'abbiamo trovato perché era molto occupato, l'abbiamo trovato perché le nostre funzioni avevano delle tabelle di merda, perché ci avevano dei pattern troppo semplici che i numeri hanno esploitato. Quindi in realtà per questo è importante che le funzioni di hash siano buone, non ci devono essere i pattern, perché sennò appunto è subito che qua vai in un ciclo infinito. Sì. E quindi in qualche modo vi simula il fatto che è troppo occupata, anche se in realtà non lo è. Vi do un paio di variazioni sul tema di questa, che però io le dico perché l'ho lette, ma in realtà non l'ho mai usate, secondo me sono abbastanza non troppo utili, però vi dico per farle sapere. La prima variazione sul tema, che sono tutte variazioni sul tema per in qualche modo migliorare la performance. La prima variazione sul tema è usare un leftover bucket, ovvero io mi alloco un altro vettore di una dimensione fissa, quindi fissa per sempre, tipo 4, ok? E quello che faccio è che quando supero la soglia di quanti swap voglio fare, invece che raddoppiare subito, metto il numero che ho adesso in mano nel bucket, ok? E quindi cosa succede? Però dopo non, tipo la find non è più in tempo costante. No, è ancora in tempo costante. Perché devo controllare questi e il bucket. Ma il bucket ho detto che la dimensione è fissa per sempre. Ok, ma è eliminato il bucket adesso. Eh no, però se tu hai detto che sono quattro elementi, sono quattro elementi, una costante. Allora, sì. Ok, quindi ovviamente la find e la remove adesso non devono più controllare, tipo se usiamo questo con 3, non devono più controllare solo 3 posizioni, ma devono controllare 7. Ok, però adesso la condizione in cui raddoppi non è più quando superi il numero massimo di swap, ma quando il bucket si riempie, quando il leftover bucket si riempie. E il fatto che però se per sfiga ti capita magari uno o due numeri che vanno in ciclo infinito, non ti fanno raddoppiare la tabella anche se non è abbastanza occupata, ma vanno a finire nel leftover bucket. Ok, questo è un trick quindi per evitare, per in qualche modo sopperire a una mancanza di proprietà della funzione di hash. In questo caso non ci sarebbe una distribuzione normale di tutti i numeri. Boh, cioè comunque io vi dico tecniche che si possono utilizzare per mitigare problemi del genere. Questa è una. Ovviamente poi quando fate il raddoppio, la roba che c'è nel bucket la rimettete nella tabella di hash quando raddoppiate. Questo è un modo. Un'altra direzione invece, che è una direzione diversa per aumentare il rate ottimo dal 50% a un numero più alto, è che invece di utilizzare VDF e VDG che sono vettori di elementi, fate VDF e VDG che sono matrici 2x n. Così abbiamo un vettore di spazio. E quindi come cambia la cosa? Che adesso di nuovo la find e la erase devono controllare non più 2 ma 4 posizioni. Però sempre tempo costante. È sempre costante, esatto. E adesso la insert cosa fa? Dice c'è una posizione libera in VDF di cosa tra quelle due cose. Se c'è, la faccio. Se non c'è, devo scegliere a caso uno dei due, evictarlo, cioè sfrattarlo, quindi ci metto dentro e poi vado in giro e faccio la stessa cosa. E questo migliora, ma non quanto l'altro. Questo qua arriva all'80%. Ah, ok. Questo qua arriva all'80%. E quindi, cioè, l'ho fatto vedere, però in realtà è meglio l'altro, cioè, dire, è meglio quello a trash. In realtà, tipo, adesso non so sinceramente cosa poi implementano veramente, però ho letto di qualcuno che addirittura implementava quello trash con il raddoppio e con il bucket e raggiungeva tipo intorno al 99.4%. Vabbè, buono. E quindi volendo si può fare, però insomma, secondo me, per appunto per i diminishing returns, cioè per l'impegno che ci devi mettere per ottenere qualcosa, appunto in gara, se uno proprio deve farlo, secondo me il giusto livello è fare quello da 3.
e basta. Ok, questo era il cuckoo hashing. E ho finito un quarto d'ora in anticipo. E sto pensando se faccio qualcosina al volo. Allora, voglio fare un attimo la rassetta delle prossime lezioni. Cioè la rassetta non è una parola, come si dice? Cosa voglio fare nella prossima lezione? No, non voglio averlo dare. Per oggi finiamo qui. Hai degli esercizi su queste cose qua? Ho degli esercizi su questi qua. In particolare no, perché allora il fatto che. Allora, come ti ho detto, in realtà se usi CCPU, nel 95% dei casi vuoi usare a Node 7 e Node matto. Perché non vuoi stare a implementarti sta roba se ti serve una hashmap. Cioè, il fatto che una hashmap può essere utile in tanti casi. Di solito, appunto, per farla, tipo per dire anche il problema di prima, il come si chiama il quello di trovare sotto Steam 2. Il DBF. Quando implemento il DBF, la rimappatura io la faccio con una node map. Cioè, perché la chiave è la lettera, o la coppia. E il valore è l'indice, così poi quando me la scorro la faccio passare dalla mappa e mappo la roba. Quindi ci sono tanti casi in cui appunto di comune utilizzo dove è utile utilizzarla, e quindi non ha senso implementarsela per una di queste cose, a meno che uno non usa C, a quel punto è obbligato a implementarsela, ma se no non ha senso. Problemi in particolare sull'hashing ci devo pensare, cioè sono certo che almeno uno l'ho risolto in vita mia, che serviva implementarsi la propria tabella di hash. Lo cerco e vedo se è pubblico, perché sono sicuro di averlo fatto, so dove cercarlo, ma hanno detto che sia pubblico, e se non è pubblico non posso mandarvelo, e quindi vi farò sapere. Ma non è ben chiaro nel momento in cui dobbiamo essere noi appunto a implementarci una funzione, una tabella di hashing, come scegliamo una funzione di hash, due funzioni di hash o tre come in questo caso? Beh, io vi ho dato le famiglie da cui sceglierle. Ah, ok, scegliamo da quelle lì. Cioè, se usi l'hash mio, il mio ha due parametri, A e B. Cioè, prendo uno di quei due lì, cioè o il tuo o il DS per Binger. E ci cambi i parametri. E ci cambi i parametri, okay. Sì. Come facevi con Robin Carp? Con Robin Carp, quando facevi il boosting, facevi quello, fondamentalmente. Cioè, prendevi più parametrizzazioni della stessa funzione. E anche quella stessa cosa, se usi DS file binger, generi due set di parametri AB o tre set di parametri AB e poi li usi per fare sta roba. Ma no. Tu però dici che il tuo algoritmo è ottimo. Cioè, no, cioè, quello che uso io. Serve, comodo. Cioè, in pratica è good enough, però poi. A me basta che sia good enough. Ma ad esempio sulla stringa. Più su una stringa come viene. Cioè, lo shift dobbiamo farlo. No, sulla stringa. No, sulla stringa non usi. Questa è una funzione di hash per gli interi. Ah, ok, tutto su interi. Questa è una funzione di hash per gli interi. Poi, tipo, è tutta un'altra. Allora, perché è importante quella su interi? Perché, allora, tipo sulle stringhe l'abbiamo visto, sugli interi l'abbiamo visto, e poi tendenzialmente, se è una struttura dati più complessa, in qualche modo la puoi vedere o come unione di stringhe o come unione di interi o qualcosa. Quindi quello che vuoi fare è poi sapere unire due hash di interi. Ma unire due hash di interi è abbastanza banale, perché quello che fai è che li unisci, cioè unisci vuol dire, metti tipo, cioè se tipo sono due hash a, non so, 8 bit, cosa fai? Metti un hash negli 8 bit più piccoli, un hash negli 8 bit più grossi, e quello riesce come intero, e ottieni quindi l'hash di entrambi. Mi è capitato anche ad work che c'era un problema, non so se voglio spoilerarlo perché magari qualcuno di voi lo usa come esercitazione, ma c'era un problema che era hash su alberi. Ovviamente dici un albero cos'è, cioè non, però in realtà una volta che dai una codifica sensata dei nodi in interi e dai un modo sensato di combinare la roba, poi puoi fare l'hash dell'albero.
Ok? Ricordatevelo quando fate io. Boh, era una problema delle swerk di quando lo. L'ultimo anno che l'ho fatto io, Aprige. 1972. No, 2020. Ormai sono 3 anni fa, però nel senso. Quelle che ti hanno messo il posto a Mosca. E quelle che poi sono state sì. Va bene, se non c'è altro, per me abbiamo finito. Anch'io volevo andare fuori.